Ne abbiamo visti di tutti i colori, ne vedremo sempre di più. È come se fosse scomparso il rito della messa, sostituito da un canovaccio, dove il prete, come teatrante, deve industriarsi a intrattenere i fedeli. E siccome sono pochi gli uomini con senso artistico, non solo ne vediamo di tutti i colori dal punto di vista del pericolo a livello di dogma e di verità di fede, ma ne vediamo anche di tutti i colori per quanto riguarda il cattivo gusto. Ma tutto questo che giustamente ci dà fastidio, ci indigna e ci fa reagire, deve portarci però a una reazione giusta, approfondire la questione. Non si può solo dire: "Oh, mamma mia, come celebra male, come brutta quella messa, o che fastidio che ho avuto in chiesa." No, bisogna andare a vedere che cosa è successo. Utilissimo per capire che cosa è successo è il testo di Michael Davis, La riforma liturgica anglicana. C'è un parallelismo impressionante, tra ciò che è successo in Inghilterra nel XVI secolo e quello a cui assistiamo noi oggi. Impressionante il parallelismo. Vi dicevo che Cranmer, facendo il nuovo rito della cena del Signore, la Santa Comunione, chiamata comunemente, come diceva lui, messa, prende tantissimo da Martin Lutero. Abbiamo visto già qualche cosa del Judica Medeus, del Confiteor, arriviamo all'offertorio. Non voglio fare una trattazione minimamente esaustiva, voglio solo invitarvi a un'attenzione su questo. Chi vuole va a leggere e va a cercare con più serietà di lavoro. Cosa diceva Lutero dell'offertorio, quello della messa di sempre, quello della messa della tradizione, la messa romana? Lutero chiamava tutta questa abominazione chiamata offertorio, è molto eclatante nel suo pronunciarsi, e l'offertorio lo chiamava un cumulo di abominazione. Dice: "Tutto il resto puzza di oblazione." E Lutero rigettava dunque tutto ciò che sa di oblazione. Diceva: "Rigettiamo tutto, conserviamo solo ciò che è puro e santo." Allora Lutero soppresse dunque tutto l'offertorio, che si trovava sotto diverse forme in tutti gli usi che si collegavano al rito romano. Cranmer, per la messa inglese, fa altrettanto. E questo ci dice in che situazione disastrosa siamo finiti noi, avendo visto la scomparsa delle preghiere di offertorio nel Novus Ordo. Non è dichiarata più con chiarezza l'intenzione della messa. Troppo, troppo vicino a questo fastidio che Lutero ha, ripeto, per tutta questa abominazione chiamata offertorio. Per noi non è abominazione, per noi sono parole sante che chiariscono l'intenzione e che fanno compiere in modo retto il gesto sacrificale. Che è la messa di Cristo. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.